Amici, un saluto da Gerbion e Max, benvenuti e bentrovati con questa carriera di FIFA 99 con Vicenza e come vedete quattro squadre a tre punti, è bellissima, è veramente bellissima e oggi noi andiamo ad affrontare invece niente meno che il Cagliari per una partitona di un certo livello. Vediamo come va contro questo mitico Cagliari. Sono sicuro che sarà una bella partita. Abbiamo contro Scarpi, Grassidonia, Zanoncelli, Villa, Macellari, O'Neill, De Patre, Berretta, Muzzi, Mbomai, Callon. Noi di recente abbiamo acquistato Del Piero Battistuta da associare a Babangida e fuori abbiamo Luison e Colivano nel caso servisse. Insomma, è un bel Vicenza, ne vado fiero. Dobbiamo combattere per lo scudetto e ce la possiamo fare. Zola esterno, ruolo del gioco. Sulla carta nessuna delle due squadre è favorita e quindi ci aspettiamo un incontro molto equilibrato. Ci avviciniamo al calcio d'inizio e quindi lascio la parola a Giacomo Bulgarelli che è in compagnia di Massimo Caputi. Oggi lascio il volume un po' La più partita alto vede di sul fronte due telecronaca. squadre particolarmente agguerrite. Cosa ne pensi, Massimo? Nel corso della stagione ci sono alcune partite che sembrano dover finire per forza in parità e penso che questa sia una di quelle. No, perché deve finire in parità? Babangida. Come dice il buon Dumigo, se dicono che finisce in Del parità, poi Piero. finisce in parità davvero. Palla che si è oltre la linea di gioco e arbitro che concede un rinvio Speriamo di dal no. fondo. Speriamo di no. Mendes. Comprendes Mendes. Buon Eh movimento. beh. Questo è un Cagliari buono comunque. Aveva dei giocatori interessanti come il Babangida. mitico Grassadonia, ma tanti altri, eh. Callon, ovviamente. Di Liso. Zauli. Zauli gol. Portiere Come battuto e Zauli? palla nel sacco. Portiere battuto inesorabilmente. C'è qualcosa Grande di gol. strano, perché ho Zion in campo? Possiamo rivedere il gol. Ecco il primo gol dell'incontro, il punteggio è ora di 1-0. Devo vedere perché c'è qualcosa che non quadra. Qualcosa che non quadra seriamente. Luiso, giusto, giusto. Ok, scusate, mi ha avuto un momento di defiance. Certo, Zauli sì. Del Piero. Ok, scusatemi. Certo che Zauli è titolare. Vediamo un po'. Avangida. Stiamo vincendo comunque. Alla faccia del. Finirà in pareggio, no? Zola. Babangida. Grande Fatica a smarcarsi. Niente, ce la facciamo? Gol di Battistuta, tiro. troppo forte. Non Pallone che ha sbaglia. assunto una traiettoria imparabile dopo che la difesa non era riuscita a fermare l'attaccante. Il portiere non ha avuto il tempo per lanciarsi. Qui. Il Il punteggio ora è di 2-0. Dalla panchina si alzano sguardi preoccupati. Cagliari è meno reattività delle altre squadre. Di tante altre squadre, come vedete, hanno valori un po' più O'Neill. bassi in difesa. Almeno in difesa, poi. Muss. E infatti Palla in segna, in attacco è rete, buono. difesa sfortunata in questa circostanza, ma grande azione da parte dell'attaccante. Muzzi, eh. Grande Me gol, ha lo battuto il ricordo. portiere senza problemi. Muzzi era quel classico Si è ritorto in partita giocatore, grazie al gol del 2-1. non da nazionale, che però faceva bene il suo lavoro. E Zola. Bella segnava, segnava, segnava. Andiamo Battistuta. presa del portiere. Ciao. Sembrava d'essere costretto a questi interventi. La difesa doveva chiudere sull'attaccante ben prima. Esatto. Battistuta. Battistuta. Adesso, Battistuta, tutti Battistuta adesso, non so se Buon esageriamo. controllo. Del Piero col numero 9 è una roba che non si Ben può vedere, lo giocato dico dopo un sempre, ottimo non posso controllo. farci niente. Pallone Da, peccato. intercettato. Grandissima parata del portiere, anche se la difesa ha lasciato troppo spazio all'attaccante in questo caso. Non so Bellissimo. proprio come sia riuscito ad arrivarci. Grande salvataggio. Attenzione, bravi. Battistuta deve dare una mangina. Ci Sì, un siamo. buon controllo. Pallone che Che sfiora il tiro. palo e termina sul ferro. È un classico, la mangina che la spara sulla luna. Il portiere calcia il rinvio. Ma cos'è? Ok. Filtrante, è Mi andato segue un pallone male. vagante. Cagliari che c'è. Adesso c'è Callon. O'Neill. Adesso O'Neill. Ok. Muzzi. Pericolo, stavano per Palla allontanata pareggiare, da come una avevo zona visto il commento. pericolosa. Speriamo di no. Comunque Battistuta veramente se la cava bene. È una garanzia. Poi in un periodo che era veramente uno dei top giocatori del Grande controllo di palla con campionato quel suo sport di italiano. petto. Palla rilanciata lunga. Vediamo. È libero ancora. Atti.
ha un modo di stoppare la palla tutto suo. Che si infila nell'angolo alto della porta. È bravissimo. Ha sfruttato al massimo lo spazio a disposizione e ha mandato la palla nell'angolino alto. Fa ciò che gli altri attaccanti non riuscivano a fare con facilità, cioè praticamente un maggiore controllo dei cross aerei. Mi è proprio stato chiesto di recente nei commenti dei consigli per questo gioco e io dico che appunto avere i giocatori giusti in attacco fa la differenza. Io ho voluto puntare più su nomi stravaganti, tipo Babangida, che però è bravissimo, ma non bravo come nei PES. Non è la leggenda di FIFA, è una leggenda di PES, cioè almeno di SS Pro. Mette a segno il suo terzo gol dell'incontro, una prestazione veramente esaltante e di grande classe. Non è da me giocarle così bene, però stavolta proprio. Ecco la fine del primo tempo, il 4-1 premia la squadra migliore. Cosa ne dici, Massimo? Non credo che abbiano molte opportunità in attacco per... Allora, adesso non dice più che pareggiamo. Gli spettatori sono pronti ad assistere al secondo tempo. Vediamo come va. Come sempre, me ne approfitto per ringraziarvi. Invito chi vuole, può, a lasciare un like al video per supportarmi come youtuber, come grande fan. Cosa ho fatto del retro gaming? Indica la rimessa dal fondo. Come tutti voi, d'altronde. E quindi grazie di cuore. Ho rilasciato ieri una nuova sigla di 6 minuti. Mostra il proprio talento con la palla. Tendenzialmente dovrò ancora poi integrare la versione breve. Che gol! Sì, ha segnato! Grande conclusione con palla che si infila. E quindi grazie di cuore a chiunque lascia il like. Giacomo, grande conclusione. È un piccolo gesto, ma un immenso, immenso contributo alla crescita del canale. Del Piero. La Bangida. Ma no, questo! Del Piero! Vabbè, ormai sì, non c'è più storia, mi spiace per il Cagliari. Ottima azione! È stato un gol fantastico, il portiere non poteva arrivarci. Partita ricca di gol. Sto anche cercando di non infierire. Cioè, facciamo una cosa a sto punto. Ce lo possiamo permettere di fare dei cambi. Stanno tutti bene. Togliamo Batistuta. Ci mettiamo Luiso. Mettiamo Mitico Colivano. Intanto ce lo dimentichiamo, ma non voglio dimenticarmelo. E togliamo Del Piero. Mettiamo a posto. Insieme a Babangida, che oggi non ha avuto modo di esplendere. Del Piero. Cioè, proprio non c'è storia. Guardate come gli... Come non sono neanche marcati, vedete? Non sono neanche marcati, cioè proprio. Non c'è proprio minimo tentativo del Cagliari di provare a fermarsi. Io poi non sono uno che infierisce, anche per rispetto dei tifosi del Cagliari. Che sulla palla. Non vorrei mai infastidire, perché è una squadra che mi è simpatica. Però non voglio stare neanche, posso, per rispetto vostro, star a far finta di nulla e passarvi la palla ai miei. Sarebbe una mancanza di rispetto nei vostri confronti. Giocherò per segnare. Palla respinta di un soffio. E quindi anche se dovesse finire 10-1, bell'intervento, vero, io Giacomo? Proverò a segnare lo stesso. Lì. Segnano loro. Nessun problema. Si è fatto largo e ha staccato per una grande incornata. Boma è entrato. Ha segnato lui. Ha colpito ottimamente di testa. Bella conclusione. Ma non mi dice che ha segnato? Difesa non stata impeccabile. Ma non lo so neanche io. Non lo so. Non me lo dice che ha segnato. Lo vediamo dopo la partita. Scopriremo dopo. Palla passata. Vedete la differenza tra i giocatori in campo. Zauli. Non tutti stoppano la palla alla Batistuta. Olivanov. Ma no, questo era un tiro, bello. Il pallone esce, si riprenderà con una rimessa. Che bel tiro. Vabbè, questo è intuibile dove la passa. È intuibilissimo. Babangida. Il Babangida. Niente da fare. Mboma. Mboma. Non dice Mboma. Mboma. Grande calcio. Ma no. Il tiro, anche se un po' sfortunato nella circostanza. Adesso si vede che tornando alla formazione i soliti. Una rimessa da parte del portiere. Il Vicenza ha i soliti problemi, i soliti sospetti. Un'altra traversa. Il portiere non deve intervenire. Sì. Non è certo soddisfatto di ciò che ha fatto. Il portiere rimette il pallone in gioco.
No! Buon tentativo, sfortunato però. Cagliari che ha cuore comunque. Battuta la No, rimessa dal fondo. Mette giù il pallone. Sì, portiere che para in ok, ci tranquillità. siamo. Non era facile, bella Sto cercando di parata. passarla, non tenerla, ma. Restano pochi minuti di gioco e Che la vittoria partitona, sembra ormai che garantita. quanti gol, 8 gol in una partita. Bello, bello. Dai, ci siamo, può farcela. Sì, il portiere è Pallone che si uscito deposita presto. sul fondo della rete, ottima conclusione. Ha ragione di festeggiare. Grande Diamo Polivano. un'occhiata alla conclusione. Polivano comunque è un giocatore molto 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 decente, all'epoca era forte. Mi fu consigliato. Mussi. Sono quegli acquisti fatti su consiglio. Callon. Un po' incostante, ma comunque validissimo. Mboba. Il portiere sa benissimo di essere Bene, stato siamo quasi alla sorpreso fine, dalla vediamo come va circostanza. la classifica, visto che ci giochiamo Rimessa in tutto. gioco battuta. Un fischio finale chiude un incontro estremamente aperto Ma come ti sputa testimonia il un'uomo partita, punteggio. che mito! Le due squadre lasciano il campo salutate con entusiasmo dai tifosi. Ho visto dei difensori molto stanchi giocano. In effetti hanno disputato una partita molto Ha difficile. segnato un Boma dei loro. Allora, Zauli, Batistuta, Muzzi, Batistuta, Batistuta, Mendes, Boma e Polivano. Una partitona con 9 reti che non si è mai vista nella mia carriera. Però, sono contento così. Sono contento così. Andiamo dunque a vedere la classifica. Ovviamente dopo i tempi di caricamento che erano abbastanza lenti. No, non la vedo bene, ma ve lo spiego perché non la vedo bene, perché la Juve ha fatto una partita in più. E quindi. Vuol dire che ha pareggiato da qualche parte, vediamo quando. Scopriamo l'errore della Juve. Scopriamo dove è stato l'errore. Eccolo! Oh, beh, era il risultato che volevo io, Inter-Juve 2-2. Benissimo. Benissimo. Roma-Piacenza 1-1, Sampdoria-Fiorentina 0-1, Salernitana-Lazio 0-1, Parma-Udinese 2-1, Inter-Juve 2-2, Bari-Empoli 0-1, Venezia-Milan 2-3, Milan-Cagliari 1-0, Piacenza-Parma 1-2, Roma-Bari 1-0, Fiorentina-Empoli 3-2, Udinese-Bologna 2-2, Juventus-Sampdoria 4-3, qua anche la Samp ce la sta per fare un altro punto, vabbè. Altri 2 punti. E Inter Vicenza è diretta contro l'Inter, insomma, contro una delle top squadre. Se vincono loro ci superano. Se vinciamo noi andiamo a un solo punto della Juve. E la Lazio sempre lì, sempre tosta. Bello, veramente veramente bello. E vediamo come andrà. Mancano solo 3 partite, 4 partite. Ci vediamo alla prossima. È tesissimo, è godibilissima questa parte finale. Ciao a tutti e buona giornata da Jack Lone Max. Ciao.